una giornata dedicata alle eccellenze del territorio e al suo re, il maiale. Nella prestigiosa cornice del ristorante Da Giovanni a Cortina d'Alseno, nel Piacentino, domenica 10 novembre è andata in scena la sesta edizione della Maialata d'autore. Renato torna per la sesta edizione, questa bellissima manifestazione dedicata al maiale. Come è nata questa idea? Beh, insomma, il maiale si sa che è un po' nel nostro DNA. Il proporre, il festeggiare nel mese di novembre, appunto, Sua Maestà il Maiale, era diventata una bella curiosità, ma in modo così sostanzioso, ricco, grasso e poi mettendo anche un pochino di storia, di tradizione, perché insomma, ripeto, fa parte della nostra cultura, della nostra alimentazione, e abbiamo aggiunto anche un tocco di storia, perché ogni anno premiamo un personaggio che ha saputo, che ha voluto rendere omaggio a questo animale meraviglioso, e rendere omaggio all'ospitalità, alla convivenza di tutti, e il piacere di stare insieme con un piatto di cotiche, magari con i fagioli. La storia come quella che porta avanti da oltre 50 anni lei con la sua famiglia? Beh, certo, insomma, dopo mio papà, che insieme abbiamo anche macellato in periodi insomma diversi, proprio la vera macellazione, adesso portiamo avanti questa tradizione con la mia famiglia, con mia moglie, ovviamente mio figlio che mi dà una mano in sala, mia figlia che sta ultimando gli studi all'Università Cattolica, Scienza dell'Alimentazione, che aiuta mia moglie in cucina, e quindi speriamo di festeggiare i prossimi 50. Un'ultima battuta, che cosa significa per lei ricevere gli ospiti? Ma insomma, oggi ognuno di noi ha tanti problemi di vario genere, e quindi riuscire a dimenticare i problemi per 2 ore, 3 ore, per un pomeriggio, per una giornata, spero come questa, sicuramente ci dà modo di cominciare la settimana meglio. Come da tradizione, l'enogastronomia incontra la cultura, e quest'anno è stato conferito un riconoscimento al famoso Davide Rampello per lo studio e la valorizzazione delle artigianie del mondo agrario e delle arti applicate, ma anche per la comunicazione e tutela dei valori culturali espressi da quelli che possono essere definiti dei beni culturali viventi. In questa occasione, il regista televisivo e direttore artistico, nonché volto amatissimo dal grande pubblico per la rubrica dedicata alle eccellenze paesaggistiche e alimentari dell'Italia, Paesi Paesaggi, che cura per Striscia la Notizia. Devo dire che la cosa più importante che mi sento di dire è l'affetto e la stima che mi lega a Renato. Perché è evidente che se ricevo un premio come questo insieme a voi, che tutti quanti stimate e amate Renato, debba essere, diciamo, per me una cosa, diciamo, obbligata ringraziare Renato, che conosco da moltissimo tempo e frequento sovente. Perché? Perché Renato rappresenta molte della filosofia che io in questo libro scrivo, ma anche nelle rubriche che faccio, eccetera, che è l'arte dell'ospitalità. Se voi seguite la rubrica che io faccio su Striscia, dico sempre venite, questo venite, come dire, non so, venite ad Alseno da Renato, ma non come turisti, ma come ospiti. Oggi bisogna ritornare al concetto di ospitalità, e se voi ci pensate, perché questo? Perché è fondamentale avere rapporti e relazioni. Tanto è vero che si chiama ospite chi ospita e ospite chi è ospitato. Perciò l'ospitalità implica la relazione, implica il rapporto, implica la conoscenza, che è quella, è la cosa fondamentale che serve per avere e per sviluppare rapporti, commerci e tutto questo. Ha anche presentato il suo ultimo libro. Ospite d'onore oggi Davide Rampello, il quale verrà appunto onorato di questo
premio anche per il libro, la sua opera, L'Italia fatta a mano, Beni culturali viventi, dialogo con Antonio Carnevali. Innanzitutto la sua presenza qui com'è? Si sta divertendo? Si sta trovando bene? Sta mangiando bene soprattutto? Ma sì, ma io sono diciamo, non dico un abitué, ma vengo spesso da Renato da molti anni. È uno dei miei luoghi del cuore, uno dei miei luoghi preferiti, perciò sto bene naturalmente. Quest'opera come nasce? Nasce da, diciamo, da tutta una serie di esperienze e di studi fatti e maturati dopo il lavoro e il progetto che avevo fatto sul padiglione zero all'Expo di Milano. Lasciata la presidenza della Triennale, dall'11 mi sono dedicato a progettare il padiglione zero all'Expo di Milano e ho dovuto evidentemente approfondire tutta una serie di argomenti e di discipline, soprattutto legate al mondo dell'agricoltura, al mondo dell'allevamento, eccetera, e non solo. E questo si incrociava con altri studi che da sempre diciamo, ho fatto. E perciò 3 anni fa mi sono messo a elaborare questa, mettendo assieme tutte le esperienze, dalle esperienze di Striscia, le esperienze della Triennale, di questo, dell'università, dei progetti in generale che faccio, e chiaramente il dialogo che è nato con Antonio Carnevale è un dialogo molto articolato. E nei punti diciamo più importanti, nei punti salienti, io interrompo e aggiungo tutta una serie di fonti che vanno ad avvalorare, vanno a impreziosire, vanno a spiegare tutta una serie, l'argomento che stiamo trattando. In molti casi si tratta di fonti, in alcuni casi, anzi in molti casi, inedite. Perciò il lavoro è stato un lavoro diciamo molto accurato, di ricerca e soprattutto di rilettura appunto delle fonti originali, non delle storie di, ma delle fonti originali che hanno poi generato le varie storie. Lei ha la capacità di raccontare l'Italia con tutte le sue sfaccettature, con tutte le sue bellezze, dal paesaggio all'enogastronomia, in un modo davvero poetico. Oggi qui si celebra il maiale, un simbolo di queste terre. Lei come lo racconterebbe? Allora, lo racconto proprio così, per far comprendere la profondità di questa cultura, circa un 15 giorni, no, quasi sì, anche di più, quasi un mese fa, sono stato nel Cilento, perciò in una zona al confine tra la Basilicata e la Campania, e sono stato in un piccolo paese che si chiama Gioi, per conoscere un piccolissimo artigiano che faceva salumi. E guardando tutti quanti i salumi che faceva, li chiamavano evidentemente con il loro nome, ma li guardavo e evidentemente queste cose, quello che chiamano la soppressata, il capocollo, eccetera, sono assolutamente simili alla famiglia dei salumi piacentina, eccetera. Poi approfondendo mi è venuto in mente che sono figli della stessa cultura, perché la cultura piacentina, diciamo piacentina, parmense, padana, deve tutta questa alla cultura longobarda. La zona lì è una zona che è stata 2 secoli sotto i Longobardi, nell'VIII secolo. Perciò ecco come si spiega questa, è una cultura profondissima, ma è una cultura profondissima non solo nel Piacentino, è l'Italia che ha questa straordinaria declinazione di diversità e di qualità dal Friuli alla Val d'Aosta e dalla Lombardia alla Sicilia, indifferentemente, proprio per tutto questo diciamo continuo susseguirsi di culture che si sono nei 3000, nei 2500, 3000 anni si sono susseguite. E la meraviglia di chi le ha abitato questi territori è stata quella di riuscire sempre a, come posso dire, coltivare, sempre a amalgamare, sempre ad assorbire e a reinterpretare tutti questi straordinari patrimoni. Il maiale, appunto, con tutto quello che offre, è un simbolo di questa terra, come anche dell'Italia, a questo punto possiamo dire. Anche l'arte del Norcino è una vera e propria arte. Ma tutte,
Allora, bisogna intendersi, tutte le, diciamo, le attività legate alla terra, sia nell'allevamento che nella coltivazione e poi nella trasformazione di ciò che si alleva, perché un conto è allevare e un conto poi è trasformare ciò che si alleva in un prodotto come il salume, sale, o l'insaccato, si mette nel sacco, che proprio per mantenere queste carni. E queste erano tutte arti. Ma anche il fatto di saper macellare era un'arte. Oggi abbiamo perduto questa cognizione dell'arte, ossia del fatto ad arte, che era evidentemente, questo fatto ad arte era il risultato di una conoscenza, in questo caso dell'animale e dell'anatomia di quell'animale, perfetta, e in base a quell'anatomia uno evidentemente operava chirurgicamente, potremmo dire, in maniera impeccabile. Oggi purtroppo c'è una leggerezza e una superficialità e questo porta a un danno incalcolabile rispetto alla conoscenza di queste arti. E perciò, proprio per questo, il libro è L'Italia fatta a mano, l'esigenza di valorizzare chi fa ancora questo e la necessità, evidentemente, di portare su questa strada i giovani e chi evidentemente è interessato a ciò che chiamiamo qualità. Appunto, in una società assolutamente innovativa come quella nella quale viviamo tutti noi oggi, con la tecnologia, diciamo, ai massimi livelli, alla massima espressione, quanto è importante che manifestazioni come anche questa ci siano e soprattutto siano rivolte anche ai giovani, per non far perdere queste tradizioni, appunto, come lei dice, il lavoro manuale. Assolutamente. Diciamo, riuscire a comprendere che fare tutta una serie di lavori è una cosa importantissima e straordinaria, e non è assoluta, e bisogna uscire da tutti gli stereotipi di certi tipi di visioni, eccetera. Se uno pensa che 10 anni fa, se uno avesse proposto a un ragazzo, un giovane, di fare il cuoco, avrebbe detto ma no. Oggi evidentemente la televisione, i media, eccetera, hanno creato questi nuovi eroi a cui rapportarsi, a cui emulare, e perciò tutti vorrebbero essere come gli chef che vede in televisione. La stessa identica cosa deve essere per tutte queste straordinarie attività, che sono le attività che danno all'Italia la connotazione incredibile del paese che è. E grazie a questi beni culturali viventi che l'Italia ha un assetto generale, sia nell'ambito appunto dell'agroalimentare, della cucina, del design, della moda, della meccanica, così straordinario, proprio perché esiste queste artigianie diffuse di saperi e di saper fare. Nothing gets you, my baby. Tank loaded from on the Callaway. Honey, get all lost in a place. But I know Monaco and a show less. We try to make a goal to rehab. When I come back to it, oh, 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 oh. And I got a time. What if I did it, was so fine. Just try to make me go to you. Tantissimi hanno preso parte all'evento, fatto di ottimo cibo, musica con la voce di Golden Din Din e umorismo con la simpatia di Giampaolo Cantoni. L'aperitivo, a base di finger pig food, è stato servito sotto il portico per poi proseguire a tavola con i piatti della tradizione. Le parti più nobili del maiale hanno dato vita a piatti gustosissimi, rivisitati a fantasia degli chef. La norcineria è una vera e propria arte, come insegnano i capi macellini presenti all'evento. Qui abbiamo un prosciutto, signor Stefano, adesso
cosa ne tiriamo fuori? Adesso facciamo una piccola lavorazione che tiriamo fuori il nostro culatello, che poi verrà stagionato nelle nostre cantine e ci viene fuori il culatello, o se no nel culatello fresco si fanno dentro il nostro classico strolghino di culatello. L'ambiente ideale per farlo stagionare? L'ambiente ideale, ci vogliono del nostro umidità, diciamo così, e delle cantine vecchie, che ormai si vanno a perdere, bisogna farle e custodire le vecchie che abbiamo avuto tanti anni fa. Il periodo è questo, novembre? Il periodo è da novembre fino alla fine febbraio. Si fanno queste cose qua perché andiamo in una stagione fredda e umida, e poi si scalda troppo la stagione, se più di febbraio non va mica bene. Lei come ha imparato? Io ho imparato da mio papà, che una volta ce n'erano abbastanza dei macellai e dei norcini, via. Ce n'erano dappertutto. Adesso invece scarseggiano perché i giovani non lo fanno più, i vecchi diventano vecchi. Cosa abbiamo fatto ora? Allora, abbiamo preso il nostro culatello, abbiamo fatto il nostro strolghini di salsiccia, che si chiama la nostra salsiccia piccola, diciamo così, luganga, e il nostro strolghino di culatello che verrà fatto e poi stagionato in cantine. Abbiamo fatto macinato, tagliato, macinato, messo il sale con tutte le spezie, l'aglio col vino rosso per dare profumi, e poi adesso facciamo il nostro strolghino di culatello. Che poi... Le spezie quali? Le spezie si vanno c'è il sal nitro, poi c'è delle spezie del saporita, cannella, chiodi di garofano, tutte macinate belle fini, pepe in polvere e pepe in grana. Sapete che i bambini bisogna stare molto attenti, grazie per gli appunti, bisogna stare molto attenti perché insomma quando tu racconti una cosa, ti scappa dentro una brutta parola, loro la assimilano subito e poi ti catechizzano, no? No, c'è un papà col bambino che guarda la partita, punizione, tiro, palla, traversa, schiena del portiere, gol. Che culo! Babbo, hai detto culo. No, ho detto gufo. E dice, che cos'è il gufo? Il gufo è un uccello notturno che gira di notte, ha gli occhi grandi, però non si vede mica tanto bene. Ma ci sono anche le femmine del gufo, sì. Ci sono anche le femmine del gufo. E come si chiamano le femmine del gufo? Le femmine del gufo si chiamano gufe. E cosa fanno i gufi con le gufe insieme? I gufi con le gufe insieme vanno a caccia di notte, c'è gli occhi grandi, c'è mica tanto bene. Ma fanno anche il nido? Sì, fanno anche il nido. E fanno anche i bambini? Sì, fanno anche i bambini. E come si chiamano i figli dei gufi delle gufe? Si chiamano gufini. Ma ci sono anche le femmine gufini? Sì, ci sono anche le femmine i gufini. E come si chiamano le femmine dei gufini? Si chiamano gufine. E cosa fanno i gufini con le gufine insieme? Vanno a caccia di notte, gli occhi grandi, si vede mica tanto bene. Mettono sul nido anche loro? Sì, mettono sul nido anche loro. Ma fanno anche i bambini? Sì, fanno anche i bambini. E come si chiamano i figli di gufini e gufine? Si chiamano gufettini. Ma ci sono anche le femmine di gufettini? Donca, io di culo, eh. Giovanni, un menù. Menù. Oggi state preparando gli aperitivi. Aperitivi stiamo preparando con la salsiccia di culatello. E poi cosa prevede il menù? Poi sì, champagne e culatello. E poi andiamo dentro e andiamo a fare la maialata. Cucina il maiale ci vuole sempre. Cicciolata, piedi, piedini, lingua, musino, orecchie, vestitura. Poi il maiale non c'è mica più niente, c'è la coda, è buona che la coda, frittura, la frittura con la sua rete. Cosa significa il maiale nella tradizione piacentina? Il maiale è un grande capolavoro, il maiale è numero uno. L'enogastronomia rappresenta un vanto per il territorio piacentino. È un'eccellenza che ci contraddistingue, quello sicuramente. Piacenza è il regno della coppa, del salame, sicuramente rappresenta un'eccellenza per tutto il territorio piacentino e di provincia. Eventi come questi sono importanti per mantenere vive le tradizioni. Sì, sì, assolutamente. Il Comune di Piacenza ultimamente sta spingendo molto dal punto di vista enogastronomico. Pochi giorni fa è stata presentata proprio la guida Michelin proprio a Piacenza e siamo sicuramente onorati di avere ristoranti come questo. Cosa rappresenta questo evento per un territorio come quello piacentino, come il territorio del Comune di Alseno appunto
dove c'è questo ristorante. Il ristorante da Giovanni è un punto di riferimento per l'enogastronomia locale, è la sesta edizione del maiale d'autore, che è questa celebrazione di quello che è un piatto, diciamo, tipico della cucina piacentina. Io rappresento il comune di Elseno, che è un comune che ha la fortuna di avere sul proprio territorio il ristorante da Giovanni, che è gestito dalla famiglia Besenzoni da più di 50 anni, quindi è un modo per celebrare quelle che sono le tradizioni del nostro territorio, sia da un punto di vista, diciamo, gastronomico, sia da un punto di vista familiare, perché quello che era il suino, la macellazione del suino, è sempre stata una tradizione in tutte le famiglie contadine da tantissimi anni. Che pranzo sarebbe se non fosse accompagnato da ottimo vino? Che abbinamento di vino avete scelto per la giornata? Allora, per la giornata abbiamo scelto il Gutturno Spago, che è un vino frizzante e va bene per abbinare con dei cibi grassi, perché agevola, diciamo, il gusto e non risulta essere troppo grasso e troppo un impatto troppo forte, diciamo, nel gusto. E poi abbiamo scelto il Cabernet Sauvignon, che invece è un vino fermo, e anche questo si abbina con il cibo che assaggeremo poi a tavola. E poi come antipasto invece abbiamo messo in degustazione il pigro, perché come è un metodo classico e si abbina bene con il salume, con la cicciolata e con il salame che abbiamo appena degustato, che sono ottimi tra l'altro. Da Giovanni, anche in questa occasione, ha primeggiato l'arte dell'ospitalità, con il signor Renato e la sua famiglia come perfetti padroni di casa. Sua maestà il maiale è stato celebrato al meglio e, come si dice da queste parti, a parte l'arte, il maiale ha tutte le carte.